Caro Tom plastificato milanista, ci credi a vincere l'Europa League? Che più del culo, perché? Perché hai sopravvalutato i giocatori, che per carità alcuni sono pure forti, Pulisic, Tomori, Teo quando voglia, Leao quando voglia, ma prima di dare sentenze sulla partita di Europa League, o di una partita europea, prima aspetta di vedere come si gioca e come giocano, perché la Roma sta andata in ritorno, che forse lo meritava tutto questo vantaggio che aveva, però ha meritato perché ha giocato, cioè ha avuto la fame e la voglia che abbiamo mancato. Oggi sta lasciando che Marciniak se ne vede tutte, rosso a Senica che secondo me è un po' troppo, aveva dato rosso a Teo Hernandez che era troppo, Marciniak oggi è un po' impazzito, ma comunque una roba che vince meritatamente, perché in 10 uomini ha fatto soffrire come carie e l'applauso. Che manca poco, mancano 50 secondi finita, a meno che l'arbitro non voglia allungare il recupero per l'espulsione di Teo, il VAR per l'espulsione di Teo. Roma che passa meritatamente in semifinale, affronta il Bayer Leverkusen che non è facile, però la Roma ha meritato, però ci chiamo. Cioè, il Milan non è riuscito a fare nulla in 10 uomini. La Roma, non sono riusciti a fare nulla in 11 mila. Cross su cross sbagliati, imprecisi, a mezza altezza, cross bruttissimi. Pioli oggi non ha capito un cazzo. E secondo me Pioli oggi salta. Vedete che arriva la notizia che Pioli è esonerato. Vi saluto. Com'è finita? Se forza Inter, Dybala ha fatto un gol meraviglioso. Dybala è arte calcistica. Dybala lo sempre detto, arte calcistica. L'avevi preso volentieri anche per 15 partite all'anno. Probabilmente a Roma che ha fatto l'acquisto lo scorso, se capisci. Sei pazzo.